Dopo lo scontro della scorsa settimana in via Bozzaris a Biancavilla fra due gruppi familiari, i carabinieri denunciano alla magistratura 7 persone per rissa. Conferenza stampa del Movimento 5 Stelle di Paternò per evidenziare la mancanza di un piano di protezione civile in caso di emergenza. Permane difficile la situazione post-terremoto per le scuole di Biancavilla e ai disagi si aggiunge una circolazione veicolare letteralmente al collasso. Un medico e ufficiale di Marina, oggi al Fermi di Paternò, ha portato la sua testimonianza di vita agli studenti sulla realizzazione degli ideali. Cari telespettatori, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di IV24 Notizie. Apriamo con una notizia di cronaca. È stato arrestato oggi dagli uomini della Guardia di Finanza di Catania Salvatore Campo, presidente dell'Associazione Siciliana Anti-Estorsione Asia, indagato per estorsioni continue, falso ideologico e peculato. Le estorsioni, secondo le indagini che hanno portato alla conclusione dell'operazione My Racket, sarebbero state commesse nei confronti di vittime del racket che avevano inoltrato istanza di accesso al Fondo di Solidarietà Statale. Dagli accertamenti bancari eseguiti è emersa inoltre un'appropriazione complessiva di fondi associativi di oltre 70.000 euro. Solo una parte, circa 37.000 euro, è riferibile ai fondi pubblici erogati dalla Regione ed è stata quindi sottoposta a sequestro preventivo. A quasi una settimana dalla lite di via Bozzaris a Biancavilla, i carabinieri hanno denunciato 7 persone coinvolte nella rissa scaturita per futili motivi. I dettagli nel servizio di Pietro Nicosia. 7 persone, fra le quali 2 donne, sono state denunciate alla magistratura dai carabinieri della stazione di Biancavilla per rissa aggravata, dopo l'alterco divampato per futili motivi la scorsa settimana in via Marco Bozzaris. In quell'occasione un banale litigio, nato per una mancata precedenza stradale, ha contrapposto 2 nuclei familiari che se le sono date letteralmente di santa ragione. Le brevi indagini degli uomini dell'arma hanno permesso di accertare come, durante lo scontro, siano stati utilizzati anche i bastoni che hanno causato ferite a 2 dei contendenti. Entrambi quel pomeriggio erano stati condotti al nosocomio biancavillese per ricevere le cure del caso. In via preventiva i militari hanno sequestrato ad uno dei soggetti coinvolti nella rissa anche 4 fucili da caccia e 3 pistole con relative munizioni regolarmente detenuti. Per il proprietario delle armi è stata avanzata anche una richiesta per il ritiro del porto d'armi. E un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 11.30 all'incrocio tra via Nazarosauro e via Medaglie d'Oro a Paternò. Per cause ancora da accertare, al vaglio della polizia municipale intervenuta sul luogo, una Fiat Bravo condotta da una donna ha incidentato con uno scooter Honda SH125 condotto da un 18enne paternese. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 per soccorrere il centauro, che ha accusato, dopo l'impatto, dei dolori agli arti inferiori. Fortunatamente il ragazzo non ha riportato nessuna ferita grave. Conferenza stampa questa mattina, rimaniamo sempre a Paternò, promossa dal Movimento 5 Stelle in sinergia con le associazioni locali sull'esigenza di un piano di protezione civile aggiornato. Per noi c'era Lucia Paternò. Una conferenza per evidenziare l'importanza di un piano di protezione civile nei casi di emergenza. Questa mattina è stata ospitata nella sala convegni di Palazzo Alessi a Paternò. Lo strumento urbanistico, il piano regolatore, è scaduto nel 2005 per chi non lo sapesse, mentre il piano di emergenza della protezione civile non viene revisionato nel 2003, quindi capite l'importanza di questi strumenti. E non abbiamo fatto altro che mettere in campo tutte quelle che erano le nostre forze, le nostre competenze dal punto di vista delle associazioni, comitati, gruppi politici trasversali per dare un segnale all'amministrazione. Noi ci siamo, noi sappiamo che ci sono questi problemi. Crediamo che di questi problemi ne siano a conoscenza tutti. La città di Paternò non può più attendere, quindi chiediamo una concreta programmazione per la risoluzione di questi problemi. Noi abbiamo inviato un sollecito, diciamo così, all'amministrazione comunale già all'indomani del terremoto. Diciamo che più che altro abbiamo fatto presente appunto la situazione di emergenza, l'assenza di un piano di protezione civile o comunque, tra virgolette, l'inganno che c'era stato proposto da parte dell'amministrazione, che tentava di dare una risposta a questo facendoci vedere un piano di protezione civile che in realtà, come ha ben detto
salvo non è assolutamente obsoleto, non è più adeguato per la città così com'è. Partiamo dal presupposto che qualsiasi evento calamitoso senza una pianificazione diventa emergenza. Quindi una pianificazione territoriale permette di identificare i rischi presenti sul territorio, quindi rischio sismico in funzione della tipologia di edifici, rischio idrogeologico, quindi zone in frana, in dissesto o potenzialmente inondabili appunto, e ovviamente il rischio anche vulcanico dovuto alle ceneri è un rischio che va inserito nella pianificazione del piano di protezione civile. E il Comune di Paternò ha proceduto negli scorsi giorni con l'annullamento in autotutela della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di igiene urbana per la gestione dei rifiuti solidi ed assimilati nel territorio aro del Comune Etneo per la durata di 24 mesi. Alla base del dietrofront il ricorso presentato al TAR da parte di una delle due ditte partecipanti che ha lamentato la pubblicazione da parte del Comune dei nominativi dei soggetti che hanno presentato un'offerta economica. Il tutto è avvenuto prima della scadenza del termine di presentazione delle stesse domande. Questo, secondo l'ANAC, potrebbe favorire accordi tra i candidati o pressioni e minacce. La Commissione si difende affermando che il tutto è riconducibile ad un errore commesso in buona fede. Non si placano i disagi per gli studenti della scuola media Sturzo di Biancavilla sfrattati dal terremoto e ospitati all'interno delle aule dell'Antonio Bruno di Viale dei Fiori. In merito è partita ieri una raccolta di firme indirizzata all'amministrazione comunale. Il sindaco intanto smentisce in una nota le voci infondate sull'abbattimento dell'edificio della Sturzo. Intanto la circolazione stradale continua a risentire pesantemente delle lezioni pomeridiane. Sentiamo. Non accennano a placarsi a Biancavilla i disagi legati alla frequenza pomeridiana della scuola Sturzo nel plesso che ospita l'Istituto Comprensivo Bruno e il secondo circolo Verga. La circolazione stradale risente pesantemente dei doppi turni sia all'ingresso alle 14 sia all'uscita alle 19. Lunghe file nei due sensi di marcia in Viale dei Fiori e blocco stradale in Via dei Mandorli, dove la situazione diventa pure rischiosa per i ragazzi e i pedoni in genere. Sotto l'aspetto della viabilità non sembra essere operativo un piano ad hoc e i disagi per gli automobilisti sono infiniti. Intanto oggi in una nota il sindaco Antonio Buonanno smentisce alcune voci sul destino della Sturzo e in particolare sui tempi di chiusura e su presunte demolizioni. Buonanno dice in una nota congiunta con la dirigente Giuseppina Furnari sul fatto che la scuola rimarrà chiusa per chissà quanto tempo o che addirittura l'edificio debba essere demolito e ricostruito: ci sembra un'azione di sciacallaggio che non serve a nessuno. Ci sentiamo di confermare che entro pochi mesi gli alunni torneranno regolarmente tra i banchi della Sturzo. I genitori stiano tranquilli, aggiunge il dirigente, stiamo lavorando assieme all'amministrazione per trovare la soluzione migliore e creare meno disagi possibili agli stessi genitori. Di certo non ci saranno container, chiude Furnari, perché la scuola esiste e non è scomparsa. Intanto oggi è proseguita la raccolta firme da parte dei genitori che chiedono all'amministrazione comunale il ritorno alle lezioni mattutine mediante l'utilizzo della vecchia Bruno, convento francescano, o l'utilizzo di aule attualmente non occupate in altre scuole. In ultimi, i genitori nella petizione chiedono quantomeno l'alternanza con gli studenti della Bruno nella turnazione pomeridiana. Parliamo adesso di politica ad Adrano. È stato eletto nell'aggiornamento di seduta di oggi in Consiglio Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti. Sui componenti adesso dovrà essere eseguito il controllo dei requisiti. La seduta di ieri ha permesso di esitare l'attività ispettiva, di adeguare il gettone di presenza ai parametri Istat e di eleggere la commissione elettorale e quella per la tenuta degli albi dei giudici popolari. E sempre in tema di Consiglio Comunale adranita, con la convocazione per lunedì 5 novembre alle ore 17, il Presidente del Consiglio ha posto 4 punti all'ordine del giorno. Tra questi, dopo le attività ispettive e la verifica della quantità e delle qualità delle aree da destinare a residenza, ad attività produttive e terziarie, i consiglieri saranno chiamati all'approvazione del documento unico di programmazione per la triennalità 2018-2020 e successivamente all'approvazione del bilancio di previsione triennale con i relativi allegati.
Il mito americano della realizzazione dei sogni con impegno e caparbietà al centro di un nuovo incontro al liceo scientifico Enrico Fermi di Paternò, con protagonista una donna ufficiale e odontoiatra. L'occasione rientra nell'ambito del progetto di approfondimento linguistico partito lo scorso anno per istituto e base statunitense di Sigonella. Sentiamo Lucia Paternò. È un mito americano, quello del tutto è possibile e la realizzazione dei propri sogni è quasi un dovere. Questo è il messaggio che stamattina all'Enrico Fermi di Paternò la dottoressa odontoiatra e ufficiale di Marina, Corinne Devin, ha consegnato agli studenti. Un modo per riflettere sui progetti di vita e sulle aspettative e gli ideali di realizzazione, ma anche un modo molto pratico di rafforzare le competenze linguistiche. Voglio essere da ispirazione per i ragazzi, quindi lo scopo è quello di dare loro un messaggio di forza, di resilienza e di credere nei propri sogni. Come si fa a coltivare un sogno così grande, portarlo avanti e addirittura spostarsi dal proprio luogo di nascita? Vent'anni fa non avrei mai immaginato di essere dove mi trovo, avrei riso solamente all'idea. Adesso invece sono riuscito ad arrivare qui e l'ho fatto chiaramente con un duro lavoro. Italy Meets USA è il nome di questo progetto che noi abbiamo abbracciato, magari forse all'inizio un po' titubanti, però dopo i primi incontri devo dire che tutta la comunità è rimasta molto molto contenta dell'iniziativa. Generalmente sono dei ragazzi della stessa età dei nostri, forse un paio di anni di più, e quindi oltre l'aspetto linguistico è uno scambio di informazioni, di gusti, vedere cosa c'è in comune e cosa no tra la stessa generazione in punti diversi del mondo. Ed è stato esonerato nella tarda serata di ieri il mister del Paternò Gaetano Mirto, una notizia che era già nell'aria dal post partita di domenica scorsa, dove la formazione rossazzurra era stata battuta dal San Pio X. Al posto di Mirto, che da inizio stagione aveva collezionato 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, Andrea Pensabene, palermitano di origine, che lo scorso anno è riuscito ad agguantare i playoff con lo Scordia. Questa era l'ultima notizia di questa sera, vi ricordiamo prima di salutarvi che potete rivedere questa edizione del TG attraverso i nostri siti www.ivtv.com e www.ivi24.it. Inoltre potete contattarci al nostro recapito mail redazione@ivi24.it o al numero di telefono che vedete in sovraimpressione. Potete rimanere costantemente aggiornati seguendoci sui social ricercando la pagina IVTV. È tutto, buona serata e buon proseguimento con la programmazione di IVTV.